Eccoci, bentornati su Games. Siamo su Avatar e in questo video andremo a fare una missione secondaria, assistenza tecnica di livello 8. Ci troviamo nelle piane superiori e per sbloccare questa missione bisognerà andare a riattivare un laboratorio che è il laboratorio delle Montagne Ombrose che si trova in questa zona. Qui, questo è Roccia Idea, è di qua, eccolo qui, Laboratorio delle Montagne Ombrose. Trovate il video sul canale. Una volta che avete liberato, riattivato questo laboratorio, potrete interagire con il computer e lì vi verrà sbloccata questa missione secondaria. Una volta sbloccata, la attivate e la missione vi dirà di arrivare in questo punto qui della mappa. Vi mostro meglio dall'alto, vedete piani superiori. Questo è il punto in cui ci dobbiamo dirigere. Qui vicino si trova un campo navi Punta Musica, quindi poco più su avremo la continuazione della quest. Vedete? Appena arrivate qui, il vostro personaggio evidenzierà questo pilone inclinato. E possiamo andare qui, scendiamo dal nostro Ikran. Qui siamo piene, quindi niente capsule. E vediamo cosa dobbiamo fare in questa zona. Hello? What's going on in there? Qui siamo pieni. Andiamo a prendere la nostra pistoletta. Andiamo a riattivare il tutto. Guardate che ci prendiamo anche questo. Poi andiamo qui. Questo va colpito, vedete? Quindi spingete R3 in modo da rompere il quadrante. Dopodiché potrete interagire con questo. In questo modo. Poi andiamo a interagire con questo qui. E qui possiamo aprire la porta. Qui andiamo a seguire il percorso come al solito. Attiviamo la chiave. Questo è randomico, non è uguale per tutti, però sono sempre molto molto semplici. Entriamo. Possiamo aprire questo contenitore e trovare questa modifica. Andiamo a vedere. Eccola qui. La andiamo ad applicare visto che non ce l'abbiamo. Qui troviamo dei pezzi di ricambio, esatto. Dopodiché possiamo parlare con lui. Ci parliamo. Hey, I'm just I'm here. These will work. I can't lose this stuff. Otteniamo sia il progetto per l'arco pesante fulminante, sia un arco pesante fulminante leggendario. Quindi lo andiamo ovviamente ad equipaggiare. Eccolo qui. Fa un sacco di danno rispetto al nostro, il doppio. Lo equipaggiamo. E possiamo andare a creare volendo le frecce fulminanti, che non sono assolutamente male. Ci vorranno dei pezzi di ricambio. Noi ora lo utilizziamo così. Eventualmente poi andremo a creare le nostre frecce fulminanti. Usciamo. Ma questa parte ci imboschiamo un attimo. Eccoli lì, così da avere un minimo di vantaggio.
Ecco qui. Ok, no, non sto abbandonando l'area. Mi sono imboscata. Perfetto. Ok. Torniamo da Telian. Questa parte. E riparliamo ovviamente con lui. You drove them off, just like I said. So now that they're gone, can I keep this place? And for saving my lab. And for not spoiling the surprise for Priya. Otteniamo 5 pezzi di ricambio. E ora parliamo con Priya. The RDA should leave it alone for now. Great. Did I hear Talon's voice there too? Yeah. He said he's working on something. He'd rather tell you about it himself. Oh, intriguing. He's a little genius, isn't he? I mean, he's not little. He's giant. I mean, you all are. Never mind. I'll wait for his call. I have so many human friends. E in questo modo, giovani, andiamo a completare anche questa missione. Otteniamo un punto abilità e altri 6 pezzi di ricambio, più ovviamente l'arco e la modifica che abbiamo preso poco prima. Quindi, detto questo, anche per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima. Vi ricordo che in descrizione c'è il link alla playlist di tutte le guide di Avatar.